Questo è Crimesite, una recente produzione Konami che ha attirato la mia attenzione perché sembra portatrice di un concept piuttosto particolare. Gioco in italiano, credibilmente, quindi lo potremo approfondire nella maniera più godibile possibile. Qualcuno che... Chi starà parlando? Sono certo che avrà molte domande. Ah, si rivolge a noi! Teniamolo un attimo da parte. Vabbè. Avrò bisogno del suo aiuto per mettere in atto alcuni miei piani. Ricordi che il bersaglio è Berkeley. Berkeley. Ho percepito che la sua presenza in futuro potrebbe alterare il corso naturale del mondo, addirittura. Il nostro obiettivo è semplice: eliminare Berkeley. Quindi noi siamo i cattivi. Sarà Agatha a eliminare Berkeley? Ce la fa? Porta già un po' di rancore. Vabbè. Se vengono soddisfatte determinate condizioni, posso spingere Agatha a compiere effettivamente la malefatta. Agatha è l'aggressore, ossia la persona che commetterà l'omicidio. Allora, dobbiamo creare le condizioni giuste affinché ciò accada. Se vuole, posso impartire alcuni comandi ad altre persone che sono qui. Cioè, in modo che Agatha si sposti nella stanza accanto. Sì. L'avevo detto che era un gioco particolare. Agatha sta sul divano. Agatha non lo sa, ma non può disobbedire. Ah, ecco. Invece il nostro bersaglio, Berkeley, sfugge al mio controllo. È una vera seccatura, dobbiamo stroncare definitivamente questa insubordinazione. Servono gli strumenti. Allora. Cerca. Esegui comando, non lo vedete, ma semmai adesso mi sposto se ci sono diverse cose in alto a destra. Però c'è solamente esegui comando e nulla più. Ma forse è il caso di farlo già. Mi metto qui. Agatha ha trovato questo martello, l'arma perfetta per il nostro piano. Vabbè, prima dobbiamo farle entrare in contatto, chiaramente. E la spostiamo nella stanza con Berkeley. Dovrei zoomare tantissimo, ma non si può. Non devono esserci testimoni. Accompagni Catherine fuori dalla stanza. Catherine, e non te ne devi andare. Eh sì. Tutto fatto, sposti Agatha nella stessa area di Berkeley per poter ripartire il comando aggredisci. Aggredisci. Perché scappa? Perché scappa? Ah, lui è scappato. Lei entra lì dentro. E Agatha, piano piano. Perché? Il dottore ha detto che devi morire. Mi dispiace. Ve l'avevo detto che era un gioco particolare. Moriarty. Ci fai complimenti. C'ha un che delle vecchie produzioni Konami di tanti tanti anni fa. Ah, Londra del 2075. Vasti sistemi di IA sono stati unificati in un'unica creazione, in grado di prevedere il futuro dell'umanità. Foresight AI.
Questo utile sistema è capace di presagire ed evitare crimini efferati usando dati raccolti online. Il risultato? Un calo della criminalità pari al 90% in tutto il mondo. A un certo punto però Foresight AI prevede un crimine che potrebbe far piombare il mondo nel caos più totale. Preoccupati, gli ideatori del sistema devono intervenire. Impiegano tutte le loro risorse per sviluppare un'IA la cui unica finalità è indagare ed evitare questo apocalittico delitto. Gli sviluppatori la chiamano Sherlock, in omaggio al famoso detective della letteratura classica. Dopo aver indagato su una serie di reati, Sherlock giunge a una conclusione sconvolgente. Al centro della nefanda ragnatela c'è una malvagia IA che rivaleggia persino con il genio di Sherlock, Moriarty. Ah, ecco, era un'IA Moriarty. Concept, cioè premessa intrigante, devo dire. Vabbè, non salto perché nel dubbio mentre c'è un filmatino. Non c'era un filmatino. Vado. Ah, mi sa che questo è Sherlock. È proprio Sherlock. Ha il compito di sabotare i piani criminali. Un compito che è possibile portare a termine solo analizzando dati per prevedere i possibili esiti. Vabbè, e quindi si va a salvar vite. Quindi dovremmo fare il contrario a suo giro, non infliggere danni, ma prevenirli. Vabbè, dietro questi diritti c'è un'altra intelligenza artificiale con abilità pari o superiori alle mie. Il mondo è in grave, sarebbe in grave pericolo. Vabbè, ci pensiamo. Le chiedo dunque di allearsi a me per aiutarmi a fermare Moriarty. Stiamo qui. Allora, il tutorial me lo faccio io. Ve lo taglio, così andiamo direttamente al dunque poi. Il tutorial ha mostrato una certa complessità di fondo del concept, ma spero che questo non sia un ostacolo insormontabile per godersi il video. Ad ogni modo, andiamo con partita maggiore che secondo me si fa prima a goderselo e a imparare giocando. Facciamo casuale. Tanto tutto online si svolge a quanto pare e di conseguenza noi verremo fatti a pezzi. Ne sono praticamente certo. È un gioco di guardie e ladri poi fondamentalmente. E si gioca in 4. Ma forse è meglio giocare in 2? Forse è meglio giocare in 2. Così facciamo prima. Un 1 contro 1. Ok. Verremo fatti a pezzi sicuramente. In sostanza noi dobbiamo intuire chi sarà l'aggressore e chi sarà la vittima e impedirlo. Sempre che si sia nei panni di Sherlock. Nel caso in cui fossimo messi nei panni di Moriarty, sarà l'esatto opposto. Quanto è grossa sta la tua IA? Ah, quindi dobbiamo aggredire. Benissimo. La vedo malissimo. Questo sono a livello 11, quindi ci distruggerà. E c'è un botto di gente. Vabbè, gente imprigionata dentro a questa villa, intanto che attendono i soccorsi. E la cosa che mi ha stuzzicato è che il cibo e la fame condizioneranno non poco l'evoluzione delle cose. Vabbè. Dobbiamo distruggere... Oh, allora, il nostro avversario è Catherine. Bene. Cosa importante, Moriarty ha capacità di condizionamento superiore a quella di Sherlock, quindi se entrambi diamo un ordine alla stessa pedina, prevale Moriarty, ok? E dobbiamo eliminare Catherine entro 3 giorni. Ellery è il nostro bersaglio, cioè il nostro... è il nostro aggressore. Vabbè, dobbiamo fare in modo che Ellery sia sempre
nel piano delle sue forze, quindi perfettamente alimentata. Ok. Allora. Ellery potrebbe andare qui, cerca. Ah, cade nel bersaglio e non risponde alle comande. Poi questo lo mandiamo qua a cercare. Dorothy. Vabbè, possiamo fare massimo due pedine noi, mentre Sherlock ne ha tre. Ah, catena del cibo. Tanto si vede anche il cursore. Che è bello intricato, eh. Cioè, credo che per padroneggiarlo ci voglia un po'. Tutto secondo i piani. Allora, lui sta facendo scappare Catherine da Berkeley, mandandola direttamente verso Ellery. Quindi ok. Potremmo esserci se riesco a far rimanere Catherine qui. Prima sta morendo di fame. Di famo, soprattutto. Dobbiamo procedere con cautela. Allora, io ci posso anche provare. Ci provo. Ok. Vediamo se riusciamo. Potremmo avercela fatta, eh? Potremmo avercela fatta. Perché qui non ci sono testimoni. Se lui fa spostare Freeman e magari Dorothy invece di Catherine per una volta, forse ce l'abbiamo fatta. Se fa spostare Catherine alla fine. Allora, Agatha si muove perché secondo me teme che possa essere lei. E qui. Ok. Poi. Catherine si muove. Cavolo, Ellery è l'ultima che si muove. Bene. Dorothy. Mannaggia. Ah no, 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 fermi, fermi, fermi. Ok. Freeman si muove. Sì, però voglio dire. Si muove per ultima. Cioè, si muove per ultima ed è allucinante sta cosa. Perché è sempre la sfavorita. Se sposto. Con Dorothy non ci arriva perché uno. No, ci può arrivare. Volevo sfruttare il fatto di poter condizionare. Il fatto che muova per ultima rende impossibile la cosa. Lui sa chi è l'aggressore, ma non sa chi è la vittima, però. Sì. No, non ci si fa.
Non ci si fa, non ci si fa. L'ordine di esecuzione rende estremamente complesso tutto il processo. Estremamente complesso. Ce l'abbiamo fatta? Perché? No. Perché ha vinto lui? Perché non avrebbe dovuto impedirlo in quel momento? Comunque è un titolo molto, molto particolare che credo per essere padroneggiato richieda parecchio studio delle dinamiche e soprattutto una padronanza dell'ordine di esecuzione. Perché qua se io avessi fatto caso al fatto che che il nostro aggressore era l'ultimo a muovere, mi sarei comportato diversamente. Invece non ho fatto caso all'ordine dei turni e quello mi ha fregato. Comunque, titolo particolare, veramente particolare. Se qualcuno di voi ci gioca, potremmo farci una live eventualmente tra di noi. Anche se in questo caso, chiaramente la live. No, no, perché voi sapreste subito. Cioè, dovrei giocarla celando delle cose. Si può pensare. Comunque, fatemi sapere se ci giocate, come lo trovate, che ne pensate. E peccato non ci sia una modalità campagna. Quello mi sarebbe piaciuto. Dico la verità, ci fosse stata una cosa magari. Con una storia sotto, sarebbe stato figo, invece per adesso non sembra esserci. Chissà che non la mettano in futuro. Comunque, ragazzi, io per adesso vi saluto e noi ci vediamo alla prossima.